Una visita del Santo Padre. Giovanni Vigesimo III lascia le sue stanze e si reca nella sala del Vaticano, in cui è riunita la Pontificia Commissione Centrale, che ha il compito di preparare il concilio ecumenico. Da molto tempo i principi della Chiesa lavorano per la preparazione di questo evento di somma importanza per il mondo cattolico. I temi che verranno discussi nel concilio sono molti e ciascuno di essi riveste un carattere eccezionale, come il dialogo fra cattolici e protestanti, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni e che costituisce uno degli argomenti del concilio stesso. La Chiesa universale, l'unità cioè delle chiese cristiane, illumina le speranze di tutti i cattolici.